giusto che ci sia un dialogo tra il sindaco di Napoli, il vicepresidente della Camera e quello che sarà con molta probabilità il candidato premier del Movimento 5 Stelle. Non ci trovo nulla di strano, io lo trovo positivo, trovo positivo che ci sia il dialogo, perché il dialogo aiuta, la comprensione reciproca è importante, quando dialoghi con altri hai sempre qualcosa da imparare. Io difendo la mia città e vedo che la mia città comincia a essere rispettata e mo se ne stanno accorgendo un po' tutti quanti, quindi questo non mi può che far piacere. E poi quando sono sindaco di San Gennaro la sembra un miracolo. No, questo è importante. Lo fa anche prima. No, quindi, va bene. L'ultima battuta, solo che sta in campagna elettorale, però te la devo fare. C'è Di Maio candidato premier, tu non hai nascosto in un futuro, non so, prossimo, un po' più remoto, di giocarti questa partita da premier? È un tuo antagonista ora oppure non te ne frega proprio e guardi oltre? Faccio il sindaco di Napoli fino al 2021. Ho chiesto a Di Maio perché è autorevole rappresentante della Camera e leader di un movimento. Non ho chiesto a Gentiloni e ai rappresentanti del governo che in questa manovra economico-finanziaria deve necessariamente arrivare un segnale soddisfacente per i cittadini e quindi per gli enti locali. Se questo non arriva, il governo e il Parlamento se ne assumono una responsabilità con cui faranno i conti in campagna elettorale. Mi sembra assolutamente evidente. E i sindaci sono molto più compatti di quanto si può pensare. Su questo tema l'ha detto anche parlando con Di Maio, ha fatto una riflessione un po' sui sindaci al di là delle appartenenze politiche. Quindi credo che questo sia un tema. La manovra si scrive in questi giorni, noi attendiamo segnali concreti e non chiacchiere. Questo è il discrimine della qualità dei rapporti tra governo centrale, Parlamento, enti locali, prossimità della Repubblica e cittadini. Noi vogliamo arrivare a standard europei e internazionali anche sui servizi, chiaramente, però ne parlavamo adesso con Di Maio. C'è il tema degli enti locali che è fondamentale, la situazione economica. Però Napoli, allora, questo vento di Napoli si sente. Tutto si può dire tranne che il ministro l'abbia fatto per ragioni politiche, perché stiamo su posizioni diverse, quindi trovo molto apprezzabile questa oggettività nell'analisi, fa bene al paese. Poi io l'ho detto anche recentemente, questo paese deve ritrovare coesione. In un momento così difficile coesione non significa uniformità, coesione significa rispetto nelle diversità e provare le ragioni dello stare più insieme che dello stare divisi. Questo è il contributo che io da sindaco posso dare, non stando in campagna elettorale, quindi noi siamo un punto di riferimento nel nostro piccolo rispetto ovviamente alle dinamiche nazionali, però è un punto di riferimento che viene adesso riconosciuto da tutto il paese, questo mi riempie di orgoglio da napoletano, perché da sindaco.